allora che è successo? Niente, ho sentito sparare questi 5 colpi di pistola, sono andato per guardare, sono andato nel palazzo, ho trovato due persone che già l'aveva ammazzato. Quindi praticamente mentre stavo scendendo poi ho continuato a sparare e me ne sono riuscito a scappare a tempo in pizzeria. Come infatti ho sparato qua sopra e sotto al palazzo. E niente, poi ha continuato, è passato un ragazzo per fatti suoi, perché c'era il vicino, e dice finisce, l'ha sparato il primo vigile, però ha colpito pure il ragazzo. Comunque in poche parole ha fatto una strage, ci avevo sparato sulla moglie fuori a balcone. Mi sembrava un film comunque. Come? Sì, perché quello mi ha puntato proprio. Che se non riuscivo a scappare in pizzeria mi era colpito proprio automaticamente. Un miracolato adesso. Ma mi dico io, perché poi quando sono andato a vedere, lui ci ha dato dentro al palazzo, ha sparato. Ma sono scappato e stavo venendo di qua. Lui ha fatto la corsa e si è affacciato dal balcone. E ha sparato. E ha colpito qua su. Ma mi sono riuscito a chiudere dentro. Ha visto che con la pistola non ha fatto niente, è entrato e ha pigliato il fucile. Mi ha dato il fucile e da botte che faccio un muro e ha colpito vigile a chi là. E un altro ragazzo che stava in quell'altra macchina. Quanto tempo è durato tutto? Ah, parecchio proprio, cioè dalle 3:05, dalle 3:10. Fine il 5 anni qua, ai 5 mesi siamo anche qui. Cioè, fino a casa subito di qua adesso l'hanno buttato. Ma lo conoscevate? No. Una persona che abita di fronte, buongiorno, buonasera, ma poi non sono neanche della zona. No, ci racconta che cosa ha visto, che cosa è successo? Io ero nell'automezzo 183 e ci stavamo avvicinando dove è successa la cosa. Improvvisamente abbiamo sentito degli spari e delle persone che stavano a terra. Ci siamo buttati a terra nell'autobus per cercare di non essere colpiti. Poi da lontano ho visto il corpo di un uomo a terra con una persona che cercava di rianimarlo. E ancora gli spari che continuavano ad arrivare sul posto dove è successa la cosa. Poi è arrivata un'ambulanza. E nel contempo che sono scesi gli infermieri, arrivavano ancora degli spari che colpivano anche l'ambulanza, infatti si vedevano i botti dei proiettili che arrivavano sull'ambulanza. Poi, per quanto mi hanno detto, insomma, questa persona era affacciata alle spalle dove noi stavamo nell'automezzo, e con un fucile che sparava sui passanti, oltre che a sparare sui familiari che stavano a casa. Avete avuto paura? Sinceramente paura relativa, perché qua a Napoli le cose succedono come succedono, cioè è una cosa normale, anche se insomma non dovrebbe essere normale. Ma è diventato normale camminare per strada e essere colpiti? E cercare di non entrare in certe situazioni dove sei poi coinvolto in questa città che non dà più sicurezza.